Allora ce ne stavamo andando a casa e così all'improvviso è arrivata Alessia e ha detto: no, ragazzi, ci sono ancora io. Vabbè, Mi tiriamo giù piace. tutto, rimontiamo e via un'altra volta per quest'ultima intervista. Quindi capite cosa facciamo per voi? Per voi, Alessia, benvenuta innanzitutto, prima tua partecipazione al nostro format e hai scelto un bel topic. Come affrontare la festa degli innamorati con una ragazza appena conosciuta, no? Ok, Quindi qui bisogna andare a trovare quello che è un punto di equilibrio. Quindi non esagerare, ma esatto. secondo me non fare nemmeno nulla, no? Per Una via di dare una mezzo. via di mezzo. Tu cosa proponi? Allora, appunto, ho scelto il topic perché essendo fidanzata da poco, tra un po' ci sarà San Valentino, tra qualche mese, quindi sarà Ci un San siamo. Valentino con una ragazza conosciuta da poco, no? Beccata. Giustamente. E sì, allora, oddio, dipende tutto da quanto poco e dal tipo di relazione, perché stiamo parlando poco da una settimana, è molto poco rispetto a magari un mese o due. Diciamo una via di mezzo, io cioè, sono sempre favorevole ad esempio ad una cena fuori. Non bisogna scegliere magari un posto neanche troppo esagerato, però un posto carino dove portare la propria ragazza a cena, io lo trovo sempre adatto. Guarda, voglio esprimere subito un commento. Un ragazzo, poc'anzi, qualche minuto fa, ha messo un commento sotto uno dei miei video più famosi in assoluto, Le ragazze non escono con chi la Poste Pay, e ha scritto che 120 euro per una cena sono esagerati. Mia personale opinione, secondo me sono equilibrati. Ad esempio, no, non vai in Sì, un posto top con no, 120 euro, vai in un vabbè, un posto po'. Vabbè, ma giusto. poi, cioè, oddio, dipende, nel senso, a Milano è ovvio che costa tanto, dipende anche dalla città in cui vivi, non è No, uguale ovvio. se paghi una cena in una città magari sconosciuta rispetto se la paghi a Milano, rispetto a se vai in un ristorante rinomato rispetto a un'osteria, Però però, quello che volevo certo, dire è, ok, comunque. porti una ragazza a cena, cioè un minimo di budget lo devi stanziare, cioè, cosa fai? Vai lì a mangiarti un toast? Cioè, Sì, no, io un ristorante carino, capisco. non è che la devi portare da Cracco. No, ma Comunque, infatti, carino adesso, ma perché ce non n'è di scelta in Lo so, giro. ma non capiscono. Cioè, io so che tu hai capito e io lo so che ho capito che lo Cioè, non è che devi so. sborsare 200 euro per la cena, però che ne so, una Raga, cena la fai decente sui 50 100. euro a testa. Esatto, 50 euro a testa, Li ho spesi 120 euro. tranquillamente ad una cena, E cioè. quindi insomma equilibrata. Quindi, ragazzi, dovete un attimo anche qua tararvi su quella che è la vita proprio reale. Se portate una ragazza a cena a San Valentino. Anche perché come fai a spendere 20 euro a testa? Boh, se vai a mangiare una pizza al kebab bar o... Sì, Vuoi chiamare la ragazza a mangiare un ok. piatto di pasta a casa tua? Sì, per Allora, se carità, vuoi, fallo. davvero. Secondo me non ci viene, però fai tu. Tutto si può fare, per carità, però bisogna dargli, diciamo, il giusto valore. Magari uno può invitare a casa propria in un'altra occasione e magari per Valentino, San Valentino spendi qualcosa in più e fai vedere, insomma, il tuo interesse, la tua attenzione a una ragazza, penso che faccia piacere. E regalino, fiori? Sì, perché no? Per me i fiori sono sempre apprezzati, non bisogna fare, soprattutto se si conosce da poco, fare regali esagerati, a me suonerebbe un po' strano, non apprezzerei particolarmente, però dei fiori invece li apprezzerei molto, perché cioè, lo vedrei come un gesto molto romantico, anche una scatola di cioccolatini, che ne so, lo vedrei come un bel gesto e non serve tanto insomma per farlo, cioè, dei Ok, fiori. sai cosa secondo me dove sta il punto importante? Non è tanto il fare il gesto perché è San Valentino, ma è il fare il gesto per quella persona perché fa capire che comunque l'uomo sta investendo le sue energie e la sua Certo. attenzione verso quella ragazza. E per la quale magari vede anche un Certo, futuro. non ha senso, cioè è capitato gente che magari facesse da subito regali importanti, weekend via, sì, è tutto molto bello, ma poi non c'erano, no, quando mi interessava che ci fossero. Invece persone che magari sono state più, insomma, hanno volato più basso, non hanno esagerato, e invece poi erano quelle che, con cui è andata meglio, Ma deve essere una diciamo. cosa, secondo me, graduale, Esatto, sì. Non perché quelli che si lanciano a 3.000. Se tu parti subito in quinta e dopo un anno cosa fai? Le compri un appartamento? Compri una casa? Per carità, sì, se vuoi sì, però chi parte in quarta diciamo che lo vedo con diffidenza. Preferisco fare le cose gradualmente, tanto il Ma tempo perché hanno un c'è. senso? Se no significa che tu ogni volta che conosci una ragazza fai tutto e subito, no? Poi però dopo qualche mese magari dici, mi sono stufato, le cose non vanno bene e ti chiedi, perché certo se fa tutto subito non hai affrontato le giuste tappe, è ovvio che poi le cose vanno male. Tutto Sono serve tempo. assolutamente d'accordo con Alessia. C'è stato qualche ragazzo nel passato che ha affrontato San Valentino in modo giusto?
le tue esperienze, le tue conoscenze personali, che ha centrato particolarmente qualcosa che tu riesci a raccontare qui? Sì, ma nelle relazioni che ho avuto, vabbè, poi ci sono stati alti e bassi, però San Valentino li ho sempre passati piuttosto bene. Magari all'inizio, appunto, c'è stata una cena fuori, ma in verità un ragazzo con cui sono stata al primo San Valentino mi ha invitata a casa sua, che ha cucinato lui, e stavamo, vabbè, già insieme da qualche mese. In verità mi è piaciuto particolarmente perché aveva avuto molta cura dei dettagli e molto impegno, quindi c'è stata una cosa super apprezzata. In altre occasioni ho cenato fuori, poi vabbè, andando avanti con le relazioni ho anche fatto weekend fuori, viaggi, poi insomma, dipende da quanto tempo si sta insieme, dal tempo libero che si ha, però. Ok, devo dire che abbiamo dato un sacco di spunti e quindi ragazzi avete un mix di soluzioni per San Valentino. Scelta ce n'è. Esatto, qui da Cristian e da Alessia, per ora è tutto. Ciao.